L'ordinanza della Giunta regionale della Regione Campania numero 89 del 5 novembre 2020, nel confermare le disposizioni concernenti la sospensione delle attività didattiche in presenza nella nostra regione, impedisce l'applicazione delle misure per la scuola previste dall'ultimo DPCM del 3 novembre 2020. Le chiedo, professor Giampiero Cerone, di illustrarci la situazione della scuola in Campania alla luce dell'ordinanza numero 89 della Giunta regionale e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Sì, ancora una volta ci troviamo di fronte ad una situazione particolarissima in cui un'ordinanza della Giunta regionale della Regione Campania ostacola l'applicazione alle scuole della Campania di una norma di portata nazionale. Ancora una volta credo che occorra costruire una presa di posizione ragionata, utilizzando gli strumenti concettuali, culturali, anche giuridici, che normalmente attengono al profilo professionale ed etico di un dirigente scolastico, che ovviamente è anche un cittadino. Dobbiamo ovviamente partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre e metterne in risalto due elementi essenziali, fondamentali per capire l'attuale situazione critica della scuola in Campania. Oltre ovviamente alle misure per la scuola che questo decreto contiene, c'è un elemento importantissimo che va debitamente sottolineato. Questo decreto mette in funzione il sistema di misurazione e monitoraggio del livello di rischio epidemiologico nelle diverse regioni italiane. È un aspetto essenziale questo, perché il sistema di monitoraggio e misurazione del rischio epidemiologico è un sistema costruito e avviato già da maggio 2020. È un sistema che si basa su una serie di indicatori, 21 indicatori, che servono a misurare in modo rigoroso, ovviamente, innanzitutto la capacità di monitoraggio, di automonitoraggio del sistema sanitario, la capacità di tenuta del sistema sanitario di fronte al livello di trasmissione del virus e ovviamente la capacità che ha questo sistema di monitorare, tracciare, gestire tutti i contatti. Ricordiamo che questo sistema è incardinato su una cabina di regia del Ministero della Salute, una cabina di regia a cui partecipano esperti del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e delle stesse regioni e province autonome italiane. È un sistema che le regioni quotidianamente alimentano con un flusso di dati che sono appunto prodotti dalle regioni stesse e centralizzati poi da questa cabina di regia dove vengono aggregati, rielaborati, analizzati. Ebbene, questo sistema di monitoraggio nell'attuale fase di decorso pandemico, che tecnicamente è caratterizzata, connotata come fase 2, fase di transizione, questo sistema appunto serve a definire i diversi livelli di rischio. I livelli di rischio sono 4, sono stati appunto individuati 4 possibili livelli di rischio in un documento importantissimo che il Ministero della Salute ha condiviso l'8 ottobre del 2020 in conferenza Stato-Regioni. Quali sono questi livelli di rischio? Un livello di rischio 1, in cui la trasmissione del virus è sostanzialmente contenuta e circoscritta a pochi focolai. È lo scenario di rischio che abbiamo conosciuto nell'estate del 2020. Uno scenario di tipo 2, di livello 2, cosiddetto colore giallo, in cui c'è un aumento della trasmissione, ma è un aumento che il sistema sanitario regionale riesce a tracciare, controllare, contenere. Uno scenario di tipo 3 è uno scenario in cui la trasmissione del virus è diffusa, come nel livello 2, ma a differenza del livello 2 il sistema sanitario presenta delle criticità, dei rischi nel contenimento. E infine abbiamo uno scenario di tipo 4, dove la trasmissione è fuori controllo e il sistema sanitario lascia prevedere, il sistema sanitario ovviamente regionale, lascia prevedere significative criticità.
Un'importante ordinanza ministeriale del Ministero della Salute, immediatamente succeduta al DPCM del 3 novembre, ha assegnato le regioni italiane ai diversi scenari, ai diversi livelli di rischio. Ebbene, la regione Campania è stata inquadrata in uno scenario di tipo 2, giallo. Quindi il sistema sanitario della regione Campania, sulla base di dati che la regione Campania stessa implementa e convoglia verso la cabina di regia, è uno scenario in cui c'è sicuramente un aumento del contagio, ma è un aumento che il sistema sanitario regionale riesce a tracciare, a controllare e a contenere. Ricordiamo che questa ordinanza ha classificato come regioni di livello 3 la Puglia e la Sicilia, ha classificato come regioni di livello 4, quindi il cosiddetto livello di colore rosso, quindi rischio alto con criticità del sistema, regioni come la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia e la Calabria. Perché è importante questo excursus sul sistema di monitoraggio e valutazione del livello di rischio? Perché è evidente che dai diversi scenari, tipo 1, 2, 3, 4, scaturiscono misure diverse. Ovviamente tra queste misure ci sono anche le misure per la scuola. E che cosa prevede il DPCM del 3 novembre per la scuola? Parliamo dell'articolo 1,9. Prevede che si svolgano in presenza i servizi educativi per l'infanzia, tutte le attività didattiche del primo ciclo e le attività laboratoriali del secondo ciclo. Non solo, devono essere svolti in presenza anche le attività di alternanza scuola-lavoro e le attività di inclusione dei ragazzi diversamente abili e dei ragazzi cosiddetti BES, con bisogni educativi speciali. Che cosa significa? Che anche nella scuola secondaria superiore, nelle classi dove sono iscritti questi ragazzi, occorre che essi non solo vengano a scuola, quindi abbiano agio e possibilità di frequentare in presenza l'attività didattica scolastica, ma possano interagire con una rappresentanza significativa, ovviamente in presenza, della loro classe, fermo restante poi il collegamento online con il resto della classe che continua a seguire le attività di insegnamento a distanza. Addirittura il DPCM per le regioni di livello rosso prevede ancora in presenza l'erogazione del servizio educativo per l'infanzia, in presenza le attività didattiche della scuola primaria, in presenza le attività didattiche per la scuola secondaria di primo grado, primo anno. A distanza, 100% a distanza, quindi l'attività didattica per il secondo ciclo e per il secondo e terzo anno della scuola media. Attenzione, anche per le regioni di livello rosso, diciamo così, restano in presenza le attività laboratoriali al secondo ciclo, quindi alla scuola secondaria superiore, così come le attività di alternanza scuola-lavoro, così come l'interazione tra gli alunni diversamente abili e bisogni educativi speciali con una rappresentanza significativa della loro classe. Parliamo dell'ordinanza numero 89 della Giunta regionale della Campania. È importante fare riferimento all'impianto argomentativo dell'ordinanza. È un impianto evidentemente e palesemente illogico. L'ordinanza fa riferimento alla unità di crisi regionale. Ebbene, che cosa dice l'unità di crisi regionale? Perché è proprio in quello che dice l'unità di crisi il nocciolo argomentativo e, a mio parere, illogico di questa ordinanza. Allora, si parte affermando che c'è una correlazione tra un incremento dei casi di contagio nella scuola e un incremento del contagio nelle fasce di età adulte. Non esistono nei report
del sistema sanitario nazionale, nei report quindi dell'Istituto Superiore di Sanità, prove che possano corroborare questa asserzione, un'asserzione evidentemente infondata. Passaggio successivo. Sulla base di questa asserita correlazione tra incremento contagi a scuola, incremento contagi in età adulta, le attività didattiche nella scuola vengono sospese. Terzo passaggio, a fondamento di questa sospensione delle attività didattiche e di una riduzione del contagio, l'unità di crisi regionale porta a sostegno uno studio della rivista Lancet. È uno studio che viene citato con un link ipertestuale. Il cittadino che voglia accedere attraverso questo link allo studio della rivista Lancet troverà una pagina dove questo studio non è più presente. È stato evidentemente ritirato. Ma la cosa paradossale è che questo studio viene testualmente definito dall'unità di crisi uno studio scientifico privo di fondamenti scientifici, di documentazione scientificamente fondata per ciò che concerne i meccanismi sottostanti le asserzioni che questo studio evidenzia. Quindi, riassumendo, c'è una correlazione secondo la regione tra incremento dei contagi a scuola e incremento nelle fasce adulte. Le scuole quindi debbono essere chiuse. La chiusura delle scuole provoca una riduzione dei contagi e tutto questo è corroborato da uno studio della rivista Lancet che non si trova al link ipertestuale indicato dall'unità di crisi, uno studio che stessa unità di crisi definisce contemporaneamente scientifico e privo di fondamenti scientifici. Ma ancora, come continua il ductus argomentativo dell'unità di crisi? Bene, grazie alla chiusura delle scuole, il contagio in Campania è diminuito al punto che la Campania viene riconosciuta come zona gialla. Bene, il contagio è diminuito, la Campania è una zona gialla, ma immediatamente dopo che cosa asserisce l'unità regionale di crisi? Asserisce, dopo aver detto che il contagio è diminuito, che a causa del progressivo aumento del contagio, ormai in crescita esponenziale, le misure restrittive per la scuola campana debbono essere prorogate e mantenute. È evidente quindi la sequenza di contraddizioni illogiche che ogni lettore di questa ordinanza è in grado di rilevare. Dirigente, quali gli effetti dell'ordinanza quindi sulla scuola? Gli effetti di questa ordinanza sulle scuole della Campania sono pesantissimi. Sono sospese le attività didattiche nella scuola dell'infanzia, sono sospese le attività didattiche nel primo ciclo, sono sospese le attività laboratoriali al secondo ciclo, penso soprattutto a quegli indirizzi tecnico-professionali dove le attività di laboratorio sono parte essenziale del curriculum, ma penso anche ad alcuni laboratori di indirizzo caratteristici di alcuni indirizzi liceali, le sezioni per esempio di liceo coreutico e di liceo musicale. Facciamo una certa fatica a capire come possano svolgersi a distanza attività laboratoriali tipiche di un laboratorio di meccanica, di meccatronica, di modellistica e confezioni, di falegnameria, di trasformazione di prodotti agricoli, questo negli istituti tecnico-professionali. Facciamo fatica a capire come possano svolgersi a distanza attività di laboratorio coreutico, coreografico o di musica d'insieme nelle sezioni di liceo coreutico e musicale. Dobbiamo ribadire ancora una volta che i documenti che hanno accompagnato la ripartenza della scuola, già più volte citati, il verbale del CTS del 28 maggio, il piano scuola 2021, le linee guida per la didattica digitale integrata,
il rapporto numero 58 dell'Istituto Superiore di Sanità hanno previsto misure severissime per la ripartenza in sicurezza della scuola. Ricordiamo che questi documenti sono condivisi con tutti i partner europei e contengono spesso una declinazione nelle misure di sicurezza e contenimento del rischio molto severa, a volte la più severa rispetto a quello che è stato previsto negli altri sistemi scolastici europei. Questi documenti continuano a mantenere una funzione di riferimento imprescindibile per la garanzia di misure di sicurezza nella scuola, che hanno come obiettivo fondamentale quello di garantire non solo la ripartenza di un servizio efficiente, il servizio di istruzione evidentemente, ma di fare della scuola il luogo più sicuro d'Italia. Dobbiamo ribadire ancora una volta che gli studi sugli effetti che la DID DAD hanno sui risultati di apprendimento confermano che della didattica digitale integrata si avvantaggiano, ne beneficiano maggiormente gli alunni più maturi, gli alunni più autonomi. Di queste forme di didattica evidentemente si avvantaggiano gli studenti che hanno già costruito la cosiddetta competenza dell'imparare ad imparare. Questa modalità di erogazione del servizio scolastico risulta invece estremamente penalizzante per gli alunni più piccoli, per gli alunni psicologicamente più fragili, per gli alunni che non hanno costruito la competenza dell'imparare ad imparare, che è evidentemente una competenza che si costruisce in un contesto socio-istituzionale in presenza. Ebbene, queste fasce di alunni sono pesantemente svantaggiate, oltre che dalla chiusura, anche dalla erogazione della didattica in modalità online. Cominciano inoltre ad evidenziarsi situazioni di particolare disagio psicologico che destano davvero preoccupazione. È un disagio che si esprime oltre che nella demotivazione scolastica, anche in situazioni di vero e proprio disturbo per ciò che concerne le relazioni basiche della socialità infantile e adolescenziale. A proposito dell'istruzione tecnico-professionale, dobbiamo ricordare poi necessariamente quello che tante volte hanno rimarcato i dati delle prove Invalsi. Il divario tra le scuole del Mezzogiorno e le scuole del centro-nord si accentua in modo particolare proprio nel settore dell'istruzione tecnico-professionale, per ridursi nel settore liceale. È evidente quindi che la sospensione delle attività laboratoriali negli istituti tecnici e professionali della Campania avrà inevitabilmente come effetto l'accentuazione drammatica di questo divario tra l'istruzione tecnico-professionale in Campania e l'istruzione tecnico-professionale nel resto d'Italia. È un divario che ha inevitabili ripercussioni sociali, perché sappiamo benissimo qual è la fascia di utenza degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Noi a questo punto dovremmo porci una domanda: ma ad oggi quanto hanno studiato gli studenti della Campania rispetto agli studenti del resto d'Italia e delle regioni del nord? Ricordiamo che le scuole in Lombardia, in Emilia-Romagna, nel Veneto, nel Piemonte si sono aperte il 14 di settembre. Allora, dal 14 settembre ad oggi, nel primo ciclo, gli studenti hanno fruito in presenza della scuola per un mese e 3 settimane, alle scuole superiori per un mese e 10 giorni. Qual è la situazione in Campania? In Campania le scuole sono state riaperte tra il 28 settembre e il 1 ottobre e sono state chiuse il 15 di ottobre. 2 settimane di istruzione. È evidente la deprivazione culturale, didattica, pedagogica che stanno vivendo gli studenti della regione Campania. Tutto questo non è più accettabile.
Dirigente Cerone, ringraziandolo per questo ulteriore incontro, chiudiamo con un suo appello. Sì, io mi rivolgo a tutto il personale scolastico della Regione Campania. Noi non possiamo più continuare a nasconderci dietro un monitor. Il conto più salato della SARS-CoV-2 lo stiamo scaricando sulle fasce più deboli della società, sui giovani e sui più deboli tra i giovani, gli alunni più piccoli, gli alunni meno autonomi nello studio, le fasce sociali che hanno puntato sull'istruzione tecnico-professionale. Nel rispetto più rigoroso delle regole che hanno accompagnato la ripartenza dell'anno scolastico 2021, io rivolgo questo appello a tutti. Le scuole dell'infanzia e del primo ciclo devono ripartire in presenza. Le attività di laboratorio di indirizzo degli istituti tecnici e professionali devono svolgersi in presenza. Devono svolgersi in presenza le attività di alternanza scuola-lavoro. Gli alunni diversamente abili e i bisogni educativi speciali devono poter interagire in presenza con una parte significativa della loro classe.